a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Metri P10. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un bel like al video e non vi dimenticate di attivare la campanellina delle notifiche che vi tiene sempre aggiornati per quanto riguarda le uscite del canale. Allora, siamo qui per parlare di quella che è in realtà una situazione molto semplice, cioè le pagelle di Udinese Juventus, perché la Juventus ancora continua a vincere. Se non sbaglio siamo rimasti l'unica squadra insieme al Paris Saint-Germain ad essere ancora a punteggio pieno in tutte le competizioni, diciamo, i campionati più importanti d'Europa. Quindi dobbiamo commentare le pagelle. Quindi ho dato a Szczęsny voto 6,5. Perché? Perché avrei potuto dare 6. Stesso discorso che ho fatto nelle scorse settimane. Szczęsny potrebbe mettersi sulla sdraio col mojito tranquillamente a bere e comunque fare una buona partita, perché non è praticamente mai impegnato tranne due volte, perché quelle due volte sono state volte molto particolari, tanto che Szczęsny si fa trovare sempre pronto. Quindi 6,5. Giocavamo con una difesa a 4, questa difesa a 4 partiva da Cancelo, io ho dato 7,5. Veramente questo ragazzo non fa che impressionarmi, straordinario sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista fisico, perché nonostante sia bassino, alla fine non parliamo di un giocatore comunque molto alto o un giocatore molto forte fisicamente, parliamo comunque di un grande interprete del ruolo. Per me veramente Cancelo tra i primi 5 al mondo a destra, impressionante, sembra Alexandro praticamente 2-3 stagioni fa, punta sempre l'uomo, fa l'assist per il primo gol in assoluto di Rodrigo e veramente ragazzi fa una prestazione straordinaria, tanto che sfiora anche il gol sul finale con un destro che sinceramente sembrava calciato da Cristiano Ronaldo, perché è potente e molto preciso. Per quanto riguarda la difesa, la coppia centrale, Chiellini Bonucci ho dato entrambi 6,5, perché veramente mi sono piaciuti molto sia in fase di possesso palla che in fase di difesa, di armonia della difesa. E per quanto riguarda Alexandro ho dato anche a lui 6,5, perché salva un gol praticamente già fatto di lasagna sulla linea, ma soprattutto finalmente lo vediamo un pochino più propositivo in avanti. Centrocampo abbiamo iniziato con Matuidi, Pjanic e Bentancur. A Pjanic ho dato 6, perché nonostante la sua prestazione sia positiva, secondo me ha perso troppi palloni in una zona del campo secondo me molto delicata. Matuidi ho dato 6, perché comunque esce dopo 45 minuti per un problema al flessore destro, se non sbaglio, ha un problema comunque, un piccolo problema fisico, ma niente di grave. E poi abbiamo Bentancur, a cui ho dato 6,5, perché? Perché fa una prestazione tutto sommato onesta. E nonostante faccia una prestazione onesta, alla fine riesce anche a segnare, nel senso non solo fa un qualcosa di ordinario, riesce a farlo perché riesce tranquillamente a gestire bene il centrocampo nonostante la giovane età, ma va anche a segnare appunto sul suggerimento di Cancelo. In attacco giocavamo con Ronaldo, Mandzukic, Dybala. Mandzukic ho dato 7, perché veramente dal punto di vista difensivo oggi Mandzukic ha fatto il quinto difensore, è andato a coprire ogni spazio che i suoi compagni lasciavano scoperto, e da un punto di vista comunque offensivo mi sembra che abbia anche sfiorato il gol. C'è stato il riflesso condizionato di Scuffelli, proprio non poteva veramente nulla, però ci ha provato veramente Mario Mandzukic. E poi Cristiano Ronaldo, voto 7 per il gran gol, un missile ragazzi, un missile. Quando l'ho visto in diretta per la prima volta io non riuscivo a credere ai miei occhi, una fucilata sul secondo palo, veramente la palla sarà andata a 120 km orari, Scuffelli veramente incolpevole sia sul primo gol che sul secondo gol. Per quanto riguarda Dybala io ho dato 6,5, perché mi è piaciuto Paolo, devo dire la verità, non è stato veramente brillante come è stato con lo Young Boys, dove c'erano spazi comunque molto più larghi in cui affondare le radici, però sinceramente a me è piaciuto molto, perché si è messo a disposizione della squadra, partecipa al secondo gol perché parte da una sua ripartenza, tutto ciò è lui che avvia il contropiede per il secondo gol o per il primo, adesso non ricordo, forse per il primo, sto sbagliando. E per quanto riguarda la prestazione, peccato che se magna quel gol sotto porta, perché se l'è letteralmente divorato, purtroppo gli è partito male il tiro. Per quanto riguarda i subentrati, abbiamo fatto subentrare Bernardeschi, Emrecian e Barzagli. Barzagli ha giocato veramente un minuto, quindi senza voto non lo posso valutare. Bernardeschi io do 6,5, perché entra e accende letteralmente una partita che stava stagnando un pochino, mentre per quanto riguarda Emrecian io devo dare 6, perché Emrecian è un giocatore che ha delle doti impressionanti, però secondo me può fare ancora meglio di così. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate.